L'esito delle elezioni regionali in provincia di Arezzo è molto ambivalente, se da un lato a livello regionale insomma, vince Eugenio Giani, nuovo governatore della regione Toscana, il dato aretino deve far riflettere. Sì, esatto. Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale, in primis Susanna Ceccardi che ha saputo regalare grandi emozioni, c'è stata tanta gente, tanti imprenditori, tanti cittadini, associazioni che hanno chiesto proprio un incontro con Susanna Ceccardi. Noi non abbiamo partecipato, volevamo vincere, il risultato è stato diverso, abbiamo preso i nostri consiglieri regionali e andremo avanti insomma, con le nostre politiche, le nostre battaglie per i prossimi 5 anni con chi ci rappresenterà in Regione. Arezzo, per quanto riguarda la Lega, avrà il suo rappresentante che continuerà a lavorare sodo come ha fatto in questi ultimi 5 anni e le preferenze insomma hanno affermato tutto il suo lavoro. Rivendicate quindi la scelta di Susanna Ceccardi come candidato a governatore? Ma allora, Susanna Ceccardi è stata scelta dalla Lega in primis ed è stata accolta anche dal centrodestra. Abbiamo fatto una grande campagna elettorale con tutti gli alleati, l'abbiamo fatta in maniera compatta e in maniera convinta. Quindi è una scelta che poi è stata portata avanti da tutti. Abbiamo fatto una campagna elettorale, come dicevo, uniti e compatti. Volevamo vincere, ha vinto Eugenio Giani. Buon lavoro a Eugenio Giani, noi saremo in regione sempre a vigilare e a portare avanti le nostre proposte.